mai hai preparato in casa? Raimondo, una sorpresa. Una bellissima sorpresa. E cioè? Non andiamo più a cena dai Rossi. Ah, beh. Sì, io so che tu odi andare alle feste, sentire le chiacchiere, vedere la gente. Sì, sì, è vero. Però anche noi due soli qui non è che sia proprio il massimo. Ma non saremo soli, non saremo soli. E questa è la sorpresa. Non vedi che ho apparecchiato per tre? Io so che tu sei così buono, così generoso, così sensibile e ho voluto farti un regalo. E sarebbe? Ho invitato a cena un barbone. Un chi? Ma sì, un barbone, un poveraccio, un vagabondo. Così chiuderemo l'anno con un'opera buona. Invitarlo a mangiare al nostro desco è una cosa che tu hai sempre sognato. Ma sei sicura? Ma dai, ma dai, ma dai, Raimondo, ma perché non ti conosco? No, un dubbio. Oh, ma che stupida, che stupida. Forse tu preferivi rimanere solo con me, stare con me. No, 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 quello no, quello no, quello no. Ma dico, come alternativa questa del barbone non è che sia proprio buona. Sei contento, vero, eh? No, proprio tanto. Ah, fare del bene arricchisce lo spirito. Sì. Però ti prego, Raimondo, devi avere molta pazienza. Sì, io proprio pensavo questo, devo averne tanta proprio, sì. Tanta. E non cominciare a criticare. A criticare perché ho dovuto rimediare tutto all'ultimo momento. Il mangiare. Ma no, il mangiare, il poveraccio. Ah, il poveraccio? Eh sì, perché vedi, i migliori se li hanno accaparati gli altri, perché adesso è una cosa che fa molto chic. Ah, è difficile trovarli. Sì, sì. E tu l'hai trovato? E io l'ho trovato. Ah, me. No, ma tanto, amore, è il pensiero, vero, quello che conta? Sì, e qui è proprio stato un bel pensiero, sì, pensiero. Proprio non lo sarei mai aspettato. Ah, che? Il campanello. Sì. Eccolo. Raimondo, come sono emozionata. Figurati. Sono emozionata. Senti, se non è proprio un gran poveraccio, no. Ti prego, non mi far la faccia delusa. No, no. Non mi far rimanere male. No. Te ne prego, amore, sì. Te ne prego. Oh, mamma mia. Il barbone c'è. Buonasera, si accomodi. Benvenuto, Benvenuto tra noi. Grazie. Ecco, si accomodi, si accomodi. Quello è mio marito, quello lì. Buonasera. Buonasera. Ecco, ma lei si accomodi, si mette a suo agio, si mette a tavola, questo è il suo posto. Ecco, si accomodi. E si sieda. Che carino. Raimondo, perché fai quella faccia? Non è un granché, ma è quello che ho trovato. Ma come non è un granché? Ma che volevi di più? Non lo so io, guardalo lì. Come sei buono, Raimondo, tu lo dici per farmi contenta. No, guarda, forse alla base del nostro rapporto c'è un equivoco che dura da tanto tempo. Ma d'altra parte, tesoro, è il significato che conta, è il significato, capito? Perché sì. Il resto... Beh, sì. Mettiti a sedere, eh? Sì, mi metto a sedere. No, non lì, Raimondo, qui. No, io preferisco qui proprio per una questione ma così... Ma no, scusa, Raimondo, qui vicino al tuo barbone? Ma come al mio barbone? Ma siccome qui la donna... Raimondo, qui vicino al tuo barboncino, qui. Barboncino. Ecco, così. Fa abbaia questo. Ma che carina. Raimondo, perché fai quella faccia? Io? No, no, niente. No, io lo so perché tu fai quella faccia. Tu fai quella faccia perché lui non puzza abbastanza. No, no, puzza questo. No, no, tu dici che puzza per farmi contenta. Ma se ti dico che puzza è perché sento anche come un po'. Sei carino, Raimondo, come sei buono. Forse alla base di tutto c'è un equivoco, Sandra, che si protrae da molto tempo. No, no, tu fai di tutto, sempre di tutto per farmi contenta. Sì. Perché sei buono. Sono buono tanto io. Mamma mia. Oh, i due angioletti. Ma qua l'angioletto. E prima carino. Il barboncino, poi l'angioletto. Ecco. L'ho fatto con le mie manine, i capelletti. Sì. Ecco qua, uno e uno, due. Sì. Ecco qua. Ma che sciocca che sono, che sciocca. Tu non sei contento perché essendo Capodanno avresti preferito star solo con me. No, no, quello no, quello no. No, però dico anche, sai... Perché non mangi? Perché questo qui... Cosa fa? No, io lo so perché non mangi. Tu non mangi perché lui non fa abbastanza rumore. Ma come non fa rumore? Accidenti, se fa rumore mi sembra che si senta con chiarezza, no? No, Raimondo, tu lo dici per farmi contenta, ma non sei convinto, ecco, perché lui non fa rumore. Ma se ti dico che fa rumore, E allora perché non mangi? Ma appunto perché in queste condizioni diventa tutto difficile, no? No, è che forse tu stasera volevi stare con me. Ma quello no, te l'ho già detto, quello no, non devi avere rimorsi, non ci pensare proprio.
faccia così, qua, si prenda tutto qui. Ma non è possibile, non è possibile. Sì che è possibile, l'hai visto, è possibilissimo. Ma che gioia che devi aver provato, Raimondo, che gioia. Io ho provato la gioia. Ma certo, certo, lui ha fatto il gesto dell'affamato e tu hai potuto esaudire un suo desiderio. No, e qui continua l'equivoco, proprio continua. Suo. Scusa, Sandrina. Sei tu che piangi. Sandrina, ma perché piangi? Cosa è successo? È successo che io non ne faccio mai una giusta, ecco. E tu non sei contento, c'hai ragione. Ma no, Sandrina, non dire così. Ecco, io volevo farti felice, invece ho rovinato tutto perché non sono capace di far niente. Ma cosa credi? Cosa credi? Che io non abbia capito che tu sei deluso. Ma deluso di cosa? Ma come di che cosa? Di quello lì, di quello lì. Non è quello che volevi tu. No, in un certo senso non è quello che volevo io proprio. No. Ecco, tu sei deluso e hai ragione, perché quello lì non vale niente. Ecco, è un vagabondo che non puzza, non fa rumori. E poi? E poi? E poi non si gratta. Ma forse è meglio se... Mandalo via che mi ha rovinato l'ultimo dell'anno, mandalo. Ma come mandalo via? Ma come mandalo via, Sandrina? Non si può mandare via così. Togli qualche cosa e mandalo via. Che gli do? Un altro piatto di cappelletti, la zuppiera li do. Ma quali cappelletti? Dagli dei soldi e mandalo via. Dei soldi? Sì. Quanti? 10.000? Ma cosa 10.000? No, ma troppo, cosa 10.000? No, 3.000, 2.000. 100.000 devi dare. 100.000? Sì, perché anche se non è il massimo dei barboni è sempre un barbone. Dagli 100.000. 100.000? Sì, farete il bene di chi c'è l'animo. E l'animo, l'animo. 100.000. 100.000. Ha detto mia moglie di darle 80.000 lire. 100. 100. 100, 100. Ah, ci sente? Sì. Sono pulite le orecchie, 100.000, 100.000, lei però mi fa la fattura IVA, Ma è il mondo! Eh beh, è una spesa da scaricare, mi fa la fattura IVA, no? 20. 30. Sì, signora Raimondo ha ragione. 40, ecco qua. 50. 60. 70. 80. 90 e 100. Signor Raimondo Vianello, sì. Fattura numero, sì. 324. 324? Sì, sa, oggigiorno tutti vogliono le fatture, siamo l'ultimo dell'anno. Hai capito? 324 fatture ha fatto questo già. Dicembre 1975. Ecco. Ecco qua. Ecco le 100.000. Ecco. Ah, deve darmi anche i soldi dell'IVA, il 12%. 12%? Sì. 12.000 lire? Sì. Devo dare 12.000 lire dell'IVA? Non te ne importa te, perché? 12.000. 12.000. Uno, due, e prendo da sotto 10, e fanno 12, ecco qui. Grazie signor Raimondo, buon anno, Se comincia così, sì. Comincia bene. Grazie proprio. Signora. Buon anno. 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 e 50. 50. Grazie signora. Grazie. E buonanotte. Buon anno. E buon anno. A lei, arrivederci. Scusa, sai, sono un po' commossa, ma è proprio vero. Quando si fa del bene, ci si sente più ricchi. Poi,